tutto è cominciato quando ho imparato a ridere di gusto. Avevo 14 anni e per il mio compleanno mi regalarono la videocassetta di Frankenstein Junior. A 15 CD con la colonna musicale, a 16 DVD. A 17 ho scaricato le sceneggiature da internet e per me l'abnorme scoperta. Il copione originale e quello adattato in italiano erano molto diversi, non nella traduzione, ma nel senso stesso delle battute. Tante di quelle battute che ho citato per anni con gli amici non esistono nel copione originale, ma sono una creazione di dignità e classe dell'adattamento italiano. Mel, Gino, Marti, grazie. Ma chi altri devo ringraziare per aver riso così tanto? È da questa domanda che è iniziato tutto. Quando la sorte ti è contraria e mancato ti è il successo, smetti di far castelli in aria e vai a piangere sul... Ma questo è un malocchio. E questo no. Lupo ululà, castello ululì. Sono tutte battute levate a memoria dal geniale doppiaggio italiano. Beh, adesso sto per compiere 18 anni e non voglio diventare maggiorenne senza sapere chi è l'uomo che mi ha messo in bocca queste parole e senza documentare per i posti. Così ho interrotto i miei esperimenti, ho raccattato le mie cose, i miei amici assistenti e col consenso implicito dell'intera comunità sono partito per un lungo, lunghissimo viaggio. Alla ricerca di quest'uomo, Mario Maldesi, mostro, cioè maestro di doppiaggio italiano che ha diretto e adattato decine di capolavori, ma soprattutto ha creato Frankenstein. Di treno, in macchina, in bici, a piedi, fino in Transilvania. Dialogo tra Elizabeth e Freddy all'inizio, alla stazione, quel modo di salutarsi così improbabile, così consueto, no? Non ce l'hanno i capelli, le unghie, caffè, eccetera, oppure rimetta a posto la candela, che è un'altra delle frasi che basta dire rimetta a posto la candela e tutti ridono perché sanno di cosa si tratta, no? E poi i dialoghini di Inga o di Frau Brucker, no? Frau Brucker preferisce un brandy, eccetera, prima di coricarsi, e poi siete quelle Frau Brucker, Inga, Freddy, Igor, naturalmente, tutte le giochini. Il clima è quello giocoso, io sono un felliniano, sono uno che insomma ama giocare al doppiaggio perché ritengo che appunto sia un bellissimo gioco e quindi fatto con allegria, con senso, ci si lascia andare tutti quanti insieme e si costruisce la storia italiana con eleganza, ma con grande spirito, con grande senso del gioco proprio, no? quasi livello liceale, non so come dire, no? Venivo proprio da un doppiaggio che avevo fatto l'anno prima di Amarcord, eccetera, e quindi si gioca, cioè, e giocando si verificano le battute, si verificano le scene, i ritmi, la comicità, eccetera, e quindi si crea praticamente la versione ideale italiana che resta vicinissima a quella originale pur allontanandosi molto dall'originale. Vabbè, ma quello è una delle tante invenzioni che insomma, ho avuto così la fortuna di trovare, no? Perché il copione di doppiaggio era un copione così un po' carente da questo punto di vista. L'originale, come voi sapete, era Werewolf, cioè
che in inglese era lupo mannaro, lupo mannaro, però anche all'orecchio di Igor suonava dove è il lupo, perché la pronuncia è identica, quindi c'era lì questo gioco, diciamo, che in inglese, che in italiano era impossibile rifare. E quindi mi viene in mente questo lupo ulla, lei dice lupo ulla, ulla, voce del verbo ululare. E allora Freddy risponde lupo ulula, domandando, punto interrogativo, e quindi accentando un pochino la finale, lupo ulula, e Igor, che è a cassetta, non capisce, e pensa ulula, ulula, e dice la, perché pensa che stiano chiedendo dei lupi, e lui dice cosa? Lupo ulula. Il castello Ululì era un giochino che è venuto già, un giochino da quinta ginnasio, che però scaturiva da un'atmosfera assolutamente di... Però naturalmente non è venuta subito questa soluzione, perché voi vedete il copione è pieno di cancellature, di frasi, proviamo questa, proviamo quest'altra, cioè naturalmente le frasi sono pensate, ripensate, studiate, ripensate, corrette, rifatte un'infinità di volte fino a che si trova la cosa giusta e che viene verificata in sala con gli attori, tutti intelligenti, tutti bravi, tutti spiritosi, per cui si ride tutti e dice no, questa è la cosa giusta. E allora va bene. C'era anche una reminiscenza da parte mia del... di un modo di parlare dei... Io sono romano, noi sono di Roma, e mi ricordo da ragazzo, da scuola, cioè c'erano nella provincia di Roma che venivano a Roma, così, e mettevano sempre la U al posto della O, no? Pecuri, pecore, pecuri, virtù, e sempre questa cosa della U, eculu. Infatti subito dopo abbiamo... esagerato con Igor, con Bonagura, quando dice eculu la castello, no? Eculu, che era proprio un modo tipico delle noi li chiamavamo i burini, quelli che della provincia che venivano a Roma, che parlavano spesso confondendo la O con la U, ecco, eculu la. Questo è il gioco che è venuto fuori, naturalmente. Il traduttore aveva messo, allora avrebbe un enorme Schweinsteiger, oppure un enorme mazzapicchio. Invece in bocca a Inge, che è di origine tedesca, è giusto una parola un po' tedesca, che è una parola assolutamente inventata, che però come suono, Schweinsteiger, ah. Il personaggio di Ingela andava sempre spinto in tutte le sue infinite occasioni in cui questo, lei cerca di... ci sono sempre un sacco di doppi sensi, naturalmente, che era difficile tradurre, io capisco, ma lei dice «Would you like to have a role in the day?» Rolling in inglese vuol dire letteralmente rotolarsi nel fieno, ma è un modo di dire per fare l'amore. Rolling day vuol dire, insomma, fare l'amore. Che lei, siccome sta nel fieno, dice rotolarsi nel fieno, ma le piacerebbe rotolarsi nel fieno con me? E naturalmente tutti ridono in America perché lei letteralmente dice questo, non sa che però c'è il doppio significato, no? E allora bisognava però recuperare questa cosa che nella traduzione non c'era. Salve, ha voglia di rotolarsi anche lei nella paglia? È divertente. Rotola, donna, fallo anche tu. E non c'era questo recupero, diciamo, erotico, sessuale. E allora, però non era facile. Allora, dopo vari tentativi, lei venire in fieno con me? Prego, mi montare subito, tanto io aspettare. Cioè, un insieme di parole che potevano far sembrare
una che non sa bene la lingua dice salga subito, tanto io aspetto, mi montare subito, tanto io aspettare, dai, dai, fallo anche tu, dai, dai, fallo anche tu. Ma io al doppiaggio mi trovai di fronte a una scena, dopo la, prima dell'arrivo in Transilvania di Freddy, sono sul treno e il capotreno, Transilvania Station, eccetera, eccetera, dice queste cose in tedesco, il treno si ferma, lui si affaccia al finestrino, la stazione di Transilvania è questa, il bambino risponde, ya ya, l'ha proprio indovinata, vuole una lucidata? E Freddy rispondeva, oh no, grazie. Io mi ricordo che quando l'avevo visto in America, gli americani ridevano come pazzi, soprattutto a questa scena, questa battuta. Ma non capivo perché dovessero ridere tanto, da che abbiamo capito, domandando, cercando, che queste parole erano le parole di una famosa canzone americana che si chiamava Ciatta di Ciuccio, esattamente questo. Dicevo che questo giochino al di fuori dell'America nessuno capiva che cosa volesse dire, perché è come se noi facessimo dei giochini su una canzone tipicamente italiana, che insomma è chiaro c'è sta una finestra, cioè facessimo un giochino così, ma in Giappone non capiscono, perché non conoscono la canzone. Ma si potrebbe tagliare questa cosa, perché no, ai fini del racconto filmico non ha nessun senso questa cosa. Dico, lui è arrivato, scende, sta lì alla stazione e dopo un po' si sente la voce di Igor che dice Dottor Frankenstein, ed è il racconto avanti. Quella era proprio un'interruzione ad uso degli amici. E infatti la Fox chiese questo a Mel Brooks da parte mia, spiegando le mie ragioni, e Mel Brooks consentì subito al taglio di questa scena nella versione italiana. Quindi nella versione italiana, nel copia 35 mm, nelle VHS stampati subito dopo, questa scena non esiste. Sì, ma mi aspettavo un buon successo, perché nel farlo noi ci siamo divertiti moltissimo. E allora, divertendoci noi, dico io e tutti i miei attori, sapevamo che anche il pubblico si sarebbe divertito. Però certo non pensavamo a un successo così eccezionale come invece è stato il film. Sono molto felice di questo.